Oggi siamo ai Parchi di Nervi con la manifestazione nazionale Tutti in Natura, organizzata dalla LIPU di Genova e che è presente però in altre città italiane. La nostra iniziativa serve a accompagnare le famiglie e i bambini a scoprire la natura che è intorno a noi proprio in città, quindi ha una funzione culturale per far capire che intorno a noi c'è molta natura. Ci sono molte specie di uccelli, molte specie di insetti, anfibi, rettili. Qua sono presenti i picchi, il picchio rosso maggiore, il picchio verde, è presente il picchio muratore, che non è un vero picchio ma in realtà è un uccello simile alle cince. Tutti gli uccelli che nidificano nelle cavità, proprio perché nei parchi sono presenti le cavità a causa della vetustà degli alberi e che creano quindi delle cavità, e queste specie forestali in diminuzione, dove invece tagliano gli alberi come nei boschi, diventano più frequenti nei parchi cittadini. Abbiamo già fatto un piccolo corso di birdwatching molto partecipato, con molti bambini che facevano domande anche curiose, piuttosto interessanti, e dopo la proiezione abbiamo accompagnato i bambini nel parco. Adesso inizieranno i laboratori insieme ad altre associazioni che collaborano con noi, e che sempre con l'idea di avvicinare i bambini al mondo della natura. Quindi dovranno dipingere delle sagome di uccelli, vedranno un nido costruito dagli operatori e tutte quelle cose che possono insegnare ai bambini ad avere un corretto approccio con la natura. Inoltre noi facciamo vedere come si possono costruire con materiali di recupero delle mangiatoie per nutrire gli uccelli in inverno. Prossimo appuntamento è la giornata dell'Euro Birdwatching, che sarà fatta, organizzata da tutte le delegazioni della LIPU. Noi andremo a Villa Alvernia e, consultando il nostro sito della LIPU di Genova, si potrà vedere l'appuntamento. È la prima domenica d'ottobre, quindi il primo ottobre. Andiamo tutti a Villa Alvernia a vedere gli uccelli in migrazione lungo lo scrigno.